successo lunedì, ancora dicono, beh, non avete voluto il nucleare, allora vai con le trivellazioni nell'Adriatico, aumentiamo la produzione di petrolio nella Val d'Agri. Cioè questi pensano vecchio, non riescono ancora a capire che sono prigionieri di una logica che ha capovolto esattamente le leggi della termodinamica, perché quando mi si dice che ragazzi il nucleare ci vuole, il petrolio ci vuole, sì, solare, fotovoltaico, sono belli, però ragazzi poi quando dobbiamo fare economia, un'economia moderna ha bisogno di queste fonti fossili, quando si dice questo si è prigionieri di questa logica, perché il sole manda sulla terra 10.000 volte più dell'energia che noi consumiamo ogni giorno, 10.000 volte di più, 15.000 al netto dello spreco energetico, della inefficienza energetica. Quindi, quando mi si viene a dire che non è sufficiente il sole per alimentare l'energia, non soltanto del cibo, il cibo è la prima forma di energia, ma anche diciamo, l'energia per far andare un'economia, mi si viene a dire che non è sufficiente, si è o in malafede o si è totalmente ignorati. Vi do due dati. L'80% di tutta la ricerca, miliardi di ricerca energetica, da quando esiste la ricerca energetica, sono andati al nucleare, che oggi produce il 6%, non voglio sparare sulla Croce Rossa o uccidere un uomo morto, ma è importante capirlo. Se noi oggi non siamo in grado di avere un pannello fotovoltaico piccolo così, che può essere acquistato anche dai contadini del sud del mondo, di cui parla sempre Carlo Petrini nei suoi articoli su Repubblica per esempio, è perché la ricerca è andata al nucleare, perché se noi avessimo dato i miliardi che abbiamo dato al nucleare ai ricercatori del solare, noi oggi l'avremmo un pannello fotovoltaico così che riesce a farci 10 kW, 20 kW. Non ce l'abbiamo perché abbiamo messo i soldi in quella cosa infinitesimale che è un incidente geologico di percorso, che è il fossile e il fissile, e abbiamo dimenticato il sole. Allora, oggi, la rivoluzione di cui parla in giro, stiamo ritornando al sole. Quello che è successo lunedì è un richiamo al sole. Attenzione, il sole che è la base dell'energia per l'agricoltura, ma anche per l'energia industriale. Quindi questa è la prima grandissima forma di truffa che noi abbiamo dovuto subire. Poi ce n'è un'altra, quella sulle dimensioni. Si dice, ma per essere competitivi nel mercato bisogna avere una certa taglia, bisogna avere... Questo è una soltanto nella seconda rivoluzione industriale era vero, nella terza rivoluzione industriale, quella dell'agricoltura, quella del ritorno al sole, di cui parla Carlo Petrini, non è più vero, perché le multinazionali erano la forma tipica dell'azienda nella seconda rivoluzione industriale, quella che ha devastato il pianeta. E oggi non dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo salvare le condizioni per la sopravvivenza delle forme di vita su questo pianeta, perché il pianeta ci sopravviverà comunque. Quando io sento dire salviamo il pianeta mi viene da ridere, il pianeta esisterà finché esisterà il sistema solare. Il problema è, su questo pianeta ci sarà ancora questo incidente di percorso dell'uomo e la razza umana oppure no? E noi vogliamo metterci nelle condizioni di far sopravvivere la razza umana. Quindi adesso con questo concludo, dobbiamo capovolgere, lunedì ci ha insegnato che è venuto il momento di fare questa rivoluzione. Attenzione, una rivoluzione non è mai a costo zero e non è mai senza vittime. Ci sarà chi soccomberà in questa rivoluzione. L'agroindustria deve morire, mi dispiace. I grandi supermercati, la oscenizzazione del commercio deve morire. Però invece dovranno prevalere quelle forme, giusto appunto, di agricoltura locale, e dovranno entrare in rete grazie alle nuove tecnologie. Questo oggi è possibile, è una delle missioni per la condotta di Roma, e io preferisco che muoia l'agroindustria, non che muoiano 20.000 contadini l'anno in India, perché nella rivoluzione industriale, nella seconda rivoluzione industriale, quelle sono le vittime. Allora noi dobbiamo fare una scelta, ed è una scelta politica: chi deve morire? Noi darwinisticamente sappiamo che comunque ci sarà chi soccomberà, cerchiamo di non far soccombere sempre i più deboli. E per fare questo io credo che sia veramente fantastico che lo Slow Food sia arrivato a 25 anni. Grazie.